A voi radunati nella chiesa di Santo Spirito in Sassia e a quanti ci seguono in diretta da vari luoghi di questo paese e fuori, un saluto pasquale, pace a voi. Guardate che nulla sarà più come prima, nulla sarà più come prima. La risurrezione di Cristo cambia il svolgersi della nostra vita, di svolgersi di questo del cammino di questo mondo. Sì, sembrava che tutto è finito, sembrava, invece tutto ricomincia in modo nuovo. E quel giorno di oggi, che noi la chiamiamo Pasquetta, è una brutta cosa. Ieri era la Pasqua, oggi Pasquetta, domani come la chiamiamo questo? Pasqualina, Pasquettina? E poi dopo scomparirà allora questa realtà. Il Vangelo di questo lunedì santissimo di Pasqua ci porta due reazioni dinanzi all'incontro con Cristo risorto. La prima reazione è la missione. L'ho visto, l'ho incontrato, mi ha cambiato la vita. Ero cieco, ora vedo, ero malato, ora sono sano, ero handicappato, ora riesco a camminare. Ho incontrato Cristo che cammina su questa terra, l'ho visto. Quanti di voi oggi qui potranno rendere testimonianza di questo? Domenica, nella festa della misericordia, sarà, non so a quale ora, una famiglia di Domenica, Richard, Daisy e Alex a rendere testimonianza della loro vita di famiglia cristiana, del loro rapporto con il sacerdote e del loro rapporto con le persone del lavoro, proprio così. Ci sono tante persone che non hanno avuto, per causa nostra, la possibilità di incontrarsi con la luce di Cristo risorto. Tante persone vivono come se non mai fosse nulla accaduto. Quanto in questo spazio del tempo, della pandemia che ancora viviamo, con tante angosce, preoccupazioni materiali, spirituali, eccetera, abbiamo bisogno di questa verità, di questa speranza, che la nostra vita non va verso la morte, ma va verso la vita, verso la felicità piena, verso la gioia piena. È bello incontrarsi a Pasqua, è bello mangiare insieme. Ma io mi sono fatto questa mattina la domanda, quando mi sono alzato, nel più grande silenzio di questa terra, io dico, ma questi credenti vivono la pienezza della gioia oppure oggi si sono alzati arrabbiati per causa delle restrizioni vigenti, perché non possono andare di là, eccetera, spostarsi, eccetera. Quale gioia prevale nel nostro cuore? Quella della risurrezione, oppure quelle gioie parziali che sono importanti, ma tante volte prevalgono. Se non c'è, disse Papa Emerito Benedetto XVI, se non c'è la gioia fondamentale
dentro di noi qualsiasi cosa bella di questo mondo non ci potrà rendere sereni pienamente, soddisfatti pienamente. E poi c'è la seconda reazione nei confronti della Pasqua. Avete sentito? Soldati costringono alle persone dichiarate, è una violenza questa, violenza della menzogna, dichiarate che i suoi discepoli sono venuti di notte, l'hanno rubato mentre noi dormivamo. Sant'Agostino proprio prende in giro questa gente e dice: se dormivano, come hanno potuto vedere i discepoli che rubavano il corpo? La loro testimonianza si distrugge da sola. Vedete, ci saranno sempre in mezzo a noi fratelli, uomini che cercheranno di nascondere la verità. Si chiuderanno alla luce divina. Si rifugieranno nei loro complotti a difesa dei loro interessi. Anche oggi, nella giornata pasquale, settimana di Pasqua, ancora una volta esce dal Vangelo il problema del denaro. Era questo nella Passione, quando Giuda ha venduto Gesù per questi spiccioli, ma appare ancora nella Pasqua quel denaro che rovina le persone, che sono capaci per pochi spiccioli fare di tutto per diffondere menzogna e distruggere gli altri. Ma noi, cari fratelli, andiamo avanti per cogliere la grande misericordia del Signore. Questa settimana di Cristo risorto porta la nostra vita a cogliere la pienezza della gioia nella divina misericordia, perché questa misericordia ci viene rivelata gratuitamente proprio in questi giorni che abbiamo vissuto della passione, della morte e risurrezione di Cristo. Grazie al dono della divina misericordia, noi abbiamo nuovamente accesso alla pienezza di vita che proviene da Dio. Se vuoi cercare gioia, ma dove vai a trovarla se non da Lui? Se vuoi vivere, dove puoi trovare proprio gli strumenti per rendere la tua vita vita in abbondanza, se non vai da Lui che si è proclamato: io sono la vita? Ecco perché Giovanni Paolo II disse: di nulla l'uomo ha bisogno quanto della divina misericordia. E Papa Francesco, l'anno scorso, quando qui ha celebrato la festa della divina misericordia nella piena tempo della pandemia, ha concluso, lo ripeterò domenica prossima, queste sue parole, che solo con la divina misericordia si può ricostruire un mondo nuovo, una società nuova, un uomo nuovo. Perciò in questo tempo, quando tante persone sono afflitti, così ci prepariamo a questa festa, tenendo presente persone sole, afflitte, smarrite e tanti giovani che hanno lasciato perdere tutto. Però ci sono un bel gruppo di persone che in questo momento anche mi ascoltano proprio e che hanno ritrovato la fede. Però quando si perde una pecora
è veramente triste e siamo feriti tutti noi. Se si perde un fratello, anche noi ci siamo persi. Se un fratello piange, anche noi dobbiamo sentire questo pianto. Immedesimarci con il fratello. Non permettere che uno se n'è andato e tutto tace. No. Eccola l'annuncio di questo Vangelo di oggi. Andate, annunciate, parlate. E così anche Gesù a Suor Faustina ha detto: se tu taci, tu risponderai davanti a Dio per la salvezza delle anime. Allora ci sentiamo oggi, proprio nella settimana di Pasqua, stimolati, chiamati alla missione di parlare di Gesù, della sua vita, della sua forza sulla natura, sulle tempeste che ci sono e ci saranno in questo mondo, terremoti, virus e resto. Ma Lui ha vinto il male, Lui ha vinto la notte. Abbiamo cantato questo sabato santo nella veglia pasquale. Santa Faustina Kowalska è apostola della verità sulla risurrezione di Cristo. Uno dei qui, delle persone che mi aiutano, mi diceva: senti un po', ma cosa vogliamo fare? Impostare sulla Pasqua l'evento di oggi oppure sulla Divina Misericordia? E ho detto: sei un poverino, io ho detto. Noi non abbiamo due verità. Papa Francesco, il 21 febbraio, alla vigilia del 90° anniversario per la storia dell'immagine di Gesù misericordioso, ha detto: il messaggio della Divina Misericordia non è altro che il Vangelo di Gesù Cristo risorto. E questa settimana di Pasqua permetterà a tanti fratelli di risvegliarsi dal sonno per capire che Cristo è risorto. Perché vedremo fra una settimana tanta gente che accederà alla confessione, alla Santa Comunione, a pregare e a rimettere meglio l'ordine nella propria vita. La festa della Divina Misericordia è un'esplosione di grazia che esplode dall'evento di Cristo risorto. Ecco perché il Papa ha voluto valorizzare questa verità in modo speciale, proprio denominando domenica, dopo Pasqua, Domenica della Divina Misericordia. E sarà per noi tutti, per noi qui presenti e per le persone che non potranno venire perché impossibilitate da varie cause, sarà per noi un momento di grazia e di impegno, perché questa misericordia sia invocata, celebrata e poi praticata in modo semplice nei nostri ambienti di lavoro, di vita o per le strade. Rimettiamoci, carissimi fratelli, davanti al Signore in questo santuario, perché ognuno di noi si prenda a cuore questa missione di questa settimana
a condurre, come lo facciamo nella novena alla Divina Misericordia, i fratelli alla sorgente della misericordia. Sia lodato Gesù Cristo.